Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui come ogni giovedì a parlare di paganesimo, di magia. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, oggi Francesco non c'è in trasmissione perché la neve l'ha praticamente bloccato nell'Alto Vicentino e niente, pertanto la trasmissione la farò da solo. Ne approfitterò, visto che non c'è Francesco, per fare un discorso, riprendere innanzitutto un discorso che avevamo già fatto per quanto riguarda gli elementi fondamentali della religione pagana politeista, cioè in cosa consistono i fondamenti della religione pagana politeista e perché i pagani politeisti hanno questa visione degli dèi e concepiscono la vita in questo modo, e naturalmente per riuscire a fare questo hanno un certo atteggiamento nei confronti della vita civile e un certo atteggiamento nei confronti, per esempio, degli elementi propri della vita civile, come può essere la società, come può essere le leggi, come può essere ciò che è pregnante nella vita sociale, che è la religione cattolica nel nostro caso, potrebbe essere un'altra religione se fossimo in un altro paese, in un altro stato. Pertanto in questa trasmissione riprendo quelli che sono gli elementi fondamentali della religione pagana politeista e cercherò, magari usando anche alcuni esempi sulla divinazione, di chiarirvi che cosa significa anche divinazione, cosa significa atteggiamento dell'uomo davanti al mondo e percezione del mondo da parte dell'individuo. Naturalmente il cattolicesimo, per quel che ci riguarda, è la fonte di ogni superstizione, perché il cristianesimo non fa altro che legare l'uomo alla visione della forma, alla visione della quantità, cioè praticamente ha un concetto di ragione che non è la ragione intesa filosoficamente parlando, ma è la ragione che si forma con i sensi bloccati e i sensi menomati, cioè con l'uomo che è incapace di percepire il mondo che lo circonda, e da questa incapacità, e questa incapacità viene trasformata in dirittura morale, in verità manifestata. E questo è quanto rende praticamente il cristianesimo non solo assolutamente inadeguato, ma rende il cristianesimo come il primo nemico della società degli uomini. Allora proviamo un attimino a vedere, c'è, tanto per riuscire a comprendere per esempio quello che vi sto dicendo, c'è una citazione che possiamo fare dal testo della Divinazione di Cicerone, e della Divinazione ne parla Carneade. Carneade è stato il capo della scuola dell'Accademia di Atene, la quarta accademia mi sembra, ma non sono sicuro, perché con la prima, seconda, terza, quarta accademia faccio anche confusione a volte. E Carneade è molto ascoltato da Cicerone, Cicerone lo usa. L'unico problema che ha Cicerone con Carneade è che mentre Carneade è uno scettico, cioè è uno scettico completo, cioè il suo scetticismo abbraccia tutti gli aspetti dell'esistenza, Cicerone invece non è uno scettico. Cicerone è un antistoico, pertanto lui prende come buoni gli elementi dello stoicismo e li interpreta, li attacca, li critica dal punto di vista dello scetticismo, che però non è lo scetticismo come complessità del pensiero scettico, ma è lo scetticismo come atteggiamento di negazione di tutto ciò che non accade sotto i suoi occhi, che non accade nella sua forma mentis, nella sua forma mentale, di tutto ciò che non accade all'interno di uno schema che educazionalmente gli viene imposto. Pertanto dire che Cicerone è uno scettico in realtà è un falso,
Cicerone non è assolutamente uno scettico. Scettico lo è un Pirrone, scettico lo è un Carneade. Cicerone non è uno scettico. E vedremo anche come, al limite se ci sarà occasione in futuro, come questo tipo di scetticismo che è antistoicismo sarà uno degli elementi che porteranno all'avvento del cristianesimo, come la filosofia cinica, per esempio, e come tutta una serie di altre cose che si sono incontrate a quei tempi. Proviamo un attimino a leggerci cosa dice Cicerone quando fa parlare Carneade a proposito della divinazione. E in verità mi fa impressione ciò che soprattutto era solito domandare Carneade. A quali oggetti si riferisce la divinazione? A quelli che si percepiscono coi sensi? Ma questi noi li vediamo, li udiamo, li gustiamo, ne sentiamo l'odore, li tocchiamo. C'è dunque in questi oggetti qualcosa che riusciamo a intuire mediante la previsione o l'esaltazione della mente, anziché con le sole facoltà naturali? O forse codesto presunto indovino, se fosse cieco come Tiresia, potrebbe dire quali cose sono bianche e quali nere, o se fosse sordo, saprebbe distinguere le varie voci o le tonalità del canto. Dunque la divinazione non è applicabile a nessuna di queste cose, che sono oggetto di sensazione. D'altra parte, non c'è bisogno della divinazione nemmeno in ciò che è compito dell'attività intellettuale e pratica. Al capezzale dei malati non siamo soliti chiamare profeti o indovini, ma medici, né quelli che vogliono imparare a suonare la cetra o il flauto ne apprendono la tecnica dagli aruspici, ma dai musicisti. Lo stesso ragionamento vale per le lettere e per tutte le altre materie che sono oggetto di insegnamento. Credi forse che quelli che hanno fama di essere indovini siano capaci di dire se il sole sia più grande della terra, o tanto grande quanto lo vediamo, e se la luna risplenda di luce propria o riflessa dal sole? Quale movimento abbiano il sole e la luna? Quali le cinque stelle che chiamiamo erranti? Quegli stessi che sono ritenuti indovini non presumono di saper dire queste cose, né di pronunciarsi sulla verità o falsità delle nozioni acquisite mediante figure geometriche. Queste sono cose di pertinenza dei matematici e non dei profeti. E vediamo come questo atteggiamento scettico di Carneade sia un atteggiamento direttamente legato a quella che è la forma, a quella che è la vita quotidiana. In pratica, cos'è che dice Cicerone, fa dire Cicerone attraverso Carneade? Se nella vita quotidiana hai dei problemi, li affronti con i mezzi, i problemi della vita quotidiana. Ciò che sfugge sia a Cicerone che a Carneade è che l'essere umano non è creato di immagine e conoscenza del Dio padrone, assassino e criminale dei cristiani, e neanche non è un'immagine statica come la vedevano gli stoici o i neoplatonici. Cioè, l'essere umano è un divenuto, ed è un divenuto estremamente complesso, come ogni essere della natura del resto, all'interno di un insieme immenso che lo contiene. E all'interno di questo immenso che lo contiene, l'essere umano non fa altro che ritagliare una propria porzione nella quale vede, analizza, pensa, immagina il mondo. E il grande problema è che tutto ciò che l'essere umano non vede, non comprende o non considera nel suo pensato, comunque esiste. Cioè, è un dato di fatto. E da questo sconosciuto che sta attorno all'essere umano provengono tutta una serie di fenomeni, cioè provengono tutta una serie di stimolazioni che agiscono sull'ambiente in cui noi viviamo, che attraversano l'ambiente, lo modificano e costringono ogni soggetto ad adattarsi a queste modificazioni. Per contro, ogni volta che noi facciamo un'azione nel nostro mondo, ogni volta che noi facciamo una scelta, ogni volta che noi prendiamo una decisione, non facciamo altro che modificare il mondo nel quale noi siamo immersi.
e costringiamo altri esseri, altre conoscenze, altre consapevolezze o anche il sistema sociale in cui viviamo ad adattarsi alle nostre strategie. Pertanto, quello che ne risulta da tutto ciò è che noi siamo dei soggetti, come ogni essere della natura, immersi in un immenso. Da questo immenso siamo divenuti per milioni e milioni di anni e in questo immenso noi agiamo. Pertanto, ciò che è la divinazione e ciò che è l'intuizione, il discorso magari lo riprenderemo dopo, più avanti nella trasmissione, non è che siano relativi agli oggetti che mi ricadono sotto i sensi. Non è che io uso la divinazione per sapere il mio collega di lavoro cosa fa. Per sapere cosa fa il mio collega di lavoro, devo osservarne le azioni. Cioè, è dalle azioni che io deduco il suo pensiero. Pertanto, è inutile che io chiami gli dèi per riuscire ad intuire cosa succederà domani. Il cosa succederà domani nella mia vita quotidiana lo posso dedurre dalle azioni dei soggetti con i quali io vivo. Diverso è il discorso quando la relazione fra me e gli dèi è una relazione di mutuo soccorso, cioè di camminare assieme. Perché allora c'è un altro discorso da fare, ed è un discorso che prenderemo dopo più avanti nel paganesimo, perché ci si alimenta a vicenda. E qui cominciamo a entrare dentro sulla concezione dell'uomo, della vita e del mondo del paganesimo politeista, che non ha niente a che vedere col cristianesimo, anzi è l'antitesi di quello che sono le religioni monoteiste, le religioni rivelate, e che implicano la visione dell'uomo che affronta la vita, la visione dell'uomo che costruisce il proprio infinito. In pratica, la visione dell'uomo da donna, degli esseri della natura all'interno del paganesimo, non è altro che la visione di Ercole, non è altro che la visione dell'uomo che affronta le sue fatiche della propria esistenza con impegno e con passione. E ogni volta che noi affrontiamo la nostra vita con impegno e con passione, altro non facciamo che aumentare la nostra energia. Altro non facciamo che aumentare la nostra capacità di affrontare il mondo con impegno e con passione. Cioè, in pratica, più noi affrontiamo il mondo in cui viviamo con impegno, con passione, con giustizia, con dignità, non facciamo altro che rendere sempre più facile questo nostro modo di affrontare la vita. Ogni volta che noi ci ritiriamo davanti ad ostacoli, e a volte è necessario farlo, perdiamo qualcosa. Per cui ogni volta che noi non affrontiamo le cose, ogni volta che noi ci nascondiamo, ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, questa rinuncia si somma dentro di noi e noi perdiamo sempre qualcosa. E se l'abitudine a rinunciare, se l'abitudine a ritirarsi diventa frequente, diventa continua, diventa una rinuncia a non vedere i problemi, a non affrontarli, a non serrare i pugni, a non tirare quattro bestemmie perché le condizioni della vita ti mettono spesso con le spalle al muro, se noi perdiamo questo, alla fine non saremo più in grado di farlo. Cioè, non esiste un eroe che nasce dal nulla. Esistono dei comportamenti eroici che si costruiscono giorno dopo giorno, nei piccoli eroismi quotidiani, nelle piccole visioni della vita. E le meschinità che si incontrano in realtà sono manifestazioni di individui che hanno rinunciato al loro eroismo, alla loro capacità di guardare la vita, o perché sono stati costretti a rinunciarvi, forze troppo grosse, o perché hanno inciso sulle loro emozioni, oppure perché sono stati educati a rinunciarle, a sottomettersi, che in fondo andava bene così, ad adattarsi a situazioni statiche. Però questo modo di adattamento, questa rinuncia,
può essere funzionale finché c'hai il guinzaglio, finché c'hai il collare, finché porti il collare dell'obbedienza. Il problema è quando qualcuno ti dà un calcio in culo e allora devi prenderti nelle mani la responsabilità della tua vita. Il problema in quel momento è che non sei più in grado di farlo. E allora ci sono delle persone che passano dall'essere dei dirigenti d'azienda a fare i barboni, cioè esistono delle trasformazioni anche di ordine sociale, anche di ordine proprio di vita quotidiana che sono disastrose proprio perché le persone si sentono perse, le persone non hanno più la capacità di prendersi nelle loro mani la responsabilità della loro esistenza. Allora, cominciamo ad affrontare quello che è l'ABC. Questo del paganesimo politeista è in pratica anche della stregoneria.